conoscilo. Maurizio Milani. Allora, sul giornale cercavano un laureato in chimica che sapeva il tedesco, stava via per conto della ditta e via. Io, pur non avendo i requisiti, perché ho fatto la terza media serale alla Camera del Lavoro di Lodi, sono andato uguale al colloquio. Sono presentato che puzzavo di vino, perché è inutile far vedere quello che non si è. Vado lì, a lei, c'è lo psicologo, lei beve? Sì. Quei 20 calici bianchi, che è la razione minima per stare in piedi con decoro al giorno. Stavo bene, quei cappotti tre quarti color carta di zucchero delle ferrovie, qui via la manica, nudo, tatuata, un'incudine spaccata a metà, che era il simbolo di quella ditta lì, per cui hanno preso paura lì. Chi arriva? Cani. Poi, per essere completo come candidato, avevo riposto nel basso ventre una mela. Ho detto, dottore, ho una strozzatura inguinale in fase avanzata. Appena assunto, mi faccio operare a spese della ditta. Sto a casa 6 mesi, vedrà che un'impiegata, ti amo e ti starò vicino anche nel bisogno. Sai, la donna legge armonica, beh, non è... Fa sto uomo. Ma come mai sul libretto hai tutti questi timbri? Guardi, dottore, io ogni 2 o 3 mesi, senza motivo, cambio posto e faccio causa alla ditta. Vedrà che anche lei si trova bene, eh? Dia tempo, sa, dimmi che hobby hai, hobby gioco a soldi in ufficio. Ah, sì. In più vado a Leoncavallo. Anzi, ho visto che avete un capannone lì sui 10.000 metri quadri. Ecco, faccio levare i bancali, che ci serve a noi per fare le corse abusive dei cani. Li si droga e tutto, è bello da vedere. Fine. Allora, no, calma! Adesso devo dire una roba che è a memoria. Io ho cambiato lavoro, produco spot per Forza Italia. Se vado alle feste dell'unità dico che sono del PDS qui. Calma un attimo. Allora... Allora, c'è un gruppo, ha mandato la cassetta, si chiamano, Ti Calma, qui c'è un problema perché Veltroni si è offeso, allora ci ha fatto causa e adesso io con l'Ulivo devo andare al tribunale a Brescia. Però, vediamo, regia,